cavallo che è stato per secoli un mezzo di trasporto che ha trasportato uomini ma che ha trasportato anche idee e che oggi si ferma ad Arezzo dopo essere passato da Berlino a Roma, andrà a New York, andrà a Pechino, andrà a Città del Messico. Una di queste tappe è Arezzo. I cavalli di Gustavo Asevez sono arrivati in città. Arezzo ospiterà sino al prossimo 14 ottobre, infatti, il lapidarium dalla parte dei vinti. Un'imponente mostra con oltre 200 opere realizzate dall'artista messicano in pietra, bronzo, resina, legno ed altri materiali. Allestite in più luoghi del centro storico aretino, dal Sagrato del Duomo alla Fortezza Medicia, sino a San Francesco, proprio di fronte agli affreschi di Piero della Francesca. Un riferimento. Dell'estetica del cavallo, la materia del cavallo e il posto dove il cavallo si presenta. Se si, si vede la, la facciata della chiesa di San Francesco, il colore della pietra, il colore del mattone che si vede poco per si vede, ha un rapporto con il colore della. È, è il mio, la mia scultura ha un rapporto con, il, con la piazza. Con... Cerco questa armonia. Lapidarium è un progetto itinerante in continua evoluzione a cui l'artista lavora dal 2014 sull'idea del viaggio e della migrazione. Il cavallo è stato compagno di, di migrazione, compagno di divertimenti, compagno di battaglia, fedele destriero, ecco. In questo indubbiamente eh, si, la, eh, si attraversa la storia, ma si attraversa la storia anche attraverso un'analisi stilistica della, eh, delle rappresentazioni del cavallo. Per questo, ho fatto il riferimento addirittura alla torreutica etrusca, ai monumenti equestri romani, alle figure monumentali, soprattutto quella di Leonardo, eh, mai realizzata del nostro Rinascimento, perché proprio nel lapidarium di Aseves c'è una sintesi estranea. Di tutta questa lunghissima tradizione.